La lezione dicendo che il campo elettrico non è in grado di far circolare delle cariche su un percorso chiuso, perché non è in grado di fare lavoro su un percorso chiuso essendo conservativo, per il qual motivo non può in pratica contrastare l'effetto Joule, che richiede invece lo sviluppo di un lavoro per dare tempo per riscaldare gli stessi. Quindi dal punto di vista fisico, per far circolare una corrente lungo un percorso chiuso serve una quantità, una forza su chi agisce sulle cariche che non sia conservativa, cioè in grado di sviluppare un lavoro non nullo sul percorso chiuso. Questa quantità si chiama campo elettromotore, lo chiamo E con M, che è quindi, ripeto, una forza per unità di carica, quindi dimensionamento omogeneo con un campo elettrico, è una forza per unità di carica non conservativa. Quindi dal punto di vista fisico, un generatore, che abbiamo capito è quello che ci mancava per far circolare la corrente, quindi dal punto di vista fisico un generatore è un oggetto in grado di sviluppare un campo elettromotore non conservativo, cioè una forza per unità di carica non conservativa. Quindi, un tipico esempio è quello della pila, della pila dura, cioè la batteria, insomma. Che è un oggetto, sapete, fatto da due elettrodi, okay. Ed è un oggetto, appunto, in grado di sviluppare un campo elettromotore. Può essere di varia natura. In una pila, la pila dura è un campo elettromotore di natura elettrochimica, quindi si basa su reazioni chimiche che avvengono all'interno della pila che sono in grado di sviluppare questa forza non conservativa, questa forza unità di carica non conservativa. In altre situazioni potrà essere un'altra cosa, poiché dipende caso per caso. Allora, che cosa diciamo? Dunque, consideriamo questa situazione. Diciamo A questo morsetto e B questo morsetto qua. Allora, consideriamo una linea esterna e una linea interna. E consideriamo una linea chiusa gamma C pari a gamma esterno unione meno gamma interno. Come al solito cambio il verso di una delle due per avere un percorso chiuso. Allora, definiamo forza elettromotrice, la sigla è FEM, forza elettromotrice di questa pila. La indichiamo con diciamo E gamma, facciamo E grande, va, uguale per definizione, no, però è brutto, perché facciamo E corsivo, va, E corsivo, che è già il campo elettrico 5 appena. L'integrale del campo elettromotore sulla linea chiusa gamma C. Questa cosa sarà chiaramente diversa da zero. Quindi, ripeto quello che ho detto, per noi un generatore, dal punto di vista fisico, un generatore è un oggetto in grado di sviluppare un campo elettromotore non conservativo sulle cariche, che ho chiamato E con M. Dato questo oggetto, dato il generatore, si chiama forza elettromotrice di questo generatore, di questa pila, la quantità scritta alla lavagna, cioè l'integrale sulla linea chiusa gamma C del campo elettromotore. Poiché il campo elettromotore non è conservativo, chiaramente sarà diversa da zero. Per inciso, vi faccio osservare che supponendo il campo elettromotore localizzato dentro la pila, perché lì avvengono le reazioni chimiche, no, per capirsi, questa quantità, quando faccio questa integrale, il tratto esterno non dà contributo all'integrale, quindi questo si può scrivere anche come integrale su meno gamma interno, meno gamma interno di E con M scala T che è L. Supponendo appunto il campo elettromotore nullo al di fuori della pila stessa. Va bene. Allora, qual è l'insieme?
insieme di equazioni che noi possiamo utilizzare per studiare questo oggetto fisico, di cui adesso cerchiamo di trovare il circuito equivalente. Beh, le equazioni sono sempre quelle della conduzione stazionaria. La differenza che c'è riguarda la relazione costitutiva, perché questo non è più un filo conduttore, ma è appunto un generatore. Quello che succede è che noi prima avevamo E uguale eta per G. Adesso la forza per unità di carica non è più E solamente, ma è E più E con M, perché si aggiunge questo campo elettromotore. Quindi la relazione costitutiva, se pensate al modello microscopico che abbiamo sviluppato, è pari a E più E con M uguale a eta J, perché la forza che agisce sulla carica non è più Q per E, ma è Q E più E con M. Quindi potete ripetere, se volete, il ragionamento fatto e arrivare a questa, relazione qua. Quindi dobbiamo adesso ripetere il ragionamento che abbiamo fatto prima per il filo su questa nuova situazione. Allora, anche qui dovremmo verificare le tre proprietà: tensione, corrente e caratteristiche. Vabbè, su tensione e corrente possiamo ripetere esattamente gli stessi ragionamenti fatti prima, perché valgono tutte le considerazioni, diciamo, già fatte a proposito. Quello che cambia è la caratteristica, quindi è su questo che appuntiamo la nostra attenzione. Allora, anche qui calcoliamo V a B, la tensione fra i morsetti a B, e la vogliamo poi esprimere in funzione della corrente, chiaramente. Allora, V a B è l'integrale, posso fare, ricordate, l'integrale del campo elettrico fra A e B su una qualsiasi linea che congiunge i morsetti A e B, perché il campo elettrico è conservativo. In particolare scelgo proprio gamma interno, posso scegliere uno che mi pare, gamma interno. Allora, adesso VAB, scusate, E si può scrivere come eta J meno E con M, lo vedete da qui, no? Eta J scala P da L meno l'integrale su gamma N E con M scala P da L. Adesso, questo primo pezzo è esattamente quello che abbiamo calcolato precedentemente. Se vi ricordate, prima, quando abbiamo fatto il calcolo della caratteristica del filo, avevamo l'integrale su una linea che andava dentro al filo di eta j scalar t del L, proprio lo stesso identico integrale. Quindi se ripetete esattamente gli stessi identici passaggi, questo primo pezzo vi verrà fuori a un certo valore di resistenza, la chiamo R con G, legata a questa regione di spazio dentro la villa, per capirci, per la corrente I che circola all'interno con quella caratteristica, con quella direzione di gamma int, con riferimento di gamma int. No. È lo stesso identico calcolo di prima, quindi potete ripetere esattamente gli stessi passaggi. Questa che cos'è? Questa altro non è che la forza elettromotrice della pila stessa. Qua c'è l'integrale su meno gamma int, che è proprio quello che sta scritto là, là è meno integrale su gamma int, che è la stessa cosa. Oh, vi faccio osservare, giusto per inciso, si chiama forza elettromotrice, ma dimensionalmente è analoga a una tensione, quindi forza elettromotrice è un nome un po' improprio, però così si chiama nella letteratura tecnica, quindi così la chiamiamo. In ogni caso, quello che succede è che qui c'è più questa forza elettromotrice E. Ripeto, il più viene fuori dal fatto che qui c'è meno, ma anche qui c'è meno, quindi alla fine sono uguali. D'accordo? Chiaro? Beh, ma allora, qual è il circuito equivalente di questo oggetto? Lo vediamo immediatamente. Io faccio il legame tensione corrente per questo circuito, ottengo esattamente la relazione che ho scritto prima. Lo vedete, no? È banale, basta fare la legge di circuito alle tensioni.
Trovate? Quindi il circuito equivalente dell'oggetto fisico pila è un generatore reale, la cui tensione è proprio la forza elettromotrice della pila stessa e la cui resistenza interna dipende dalle proprietà del materiale all'interno della pila, quella quantità eta che sta scritta là, e dalle dimensioni fisiche della pila, la lunghezza, la tensione, eccetera. Quindi la proprietà fisico-geometrica della pila stessa. Quindi a questo punto, se io volessi andare ancora oltre e volessi calcolare che cosa accade se io prendo, allora facciamo, questo non voglio cancellare perché tra un minuto ci voglio ritornare, se io prendo adesso il sistema fisico ottenuto da una pila, la pila Duracell, da 1,5 volt, quella è la forza elettromotrice della pila, quella che dimensiona la pila stessa, prendiamo quindi la pila e la colleghiamo ad un filo. Quindi prendete la pila e ci mettete un filo che va da una parte all'altra e ci fate la saldatura qui. Allora, questo oggetto fisico come può essere rappresentato in termini di circuito equivalente? Allora, la pila è rappresentata dal generatore reale di tensione e l'abbiamo capito, l'abbiamo visto un minuto fa. Il filo è rappresentato da una resistenza, l'abbiamo visto prima della pausa. Il collegamento, la saldatura che faccio, soddisfa le leggi di Kirchhoff perché siamo in condizione stazionaria, anche questo l'abbiamo detto più qualche minuto fa. Quindi il circuito equivalente è questo qua, questa è la forza elettromotrice, la resistenza interna della pila e questa è la resistenza del filo. Quindi se io voglio sapere quant'è la corrente che circola nel filo, nell'oggetto fisico, prendo questo circuito e dico che la corrente è questa. Quindi sfrutto il circuito equivalente per risolvere l'oggetto fisico, cioè per trovare una grandezza, una corrente nel filo, nell'oggetto fisico. Perché valgono tutte le ipotesi che abbiamo detto, ovvero che il generatore, la pila è rappresentata dal generatore reale di tensione, il filo da una resistenza lineare di quel valore che conosciamo, e il collegamento soddisfa le leggi di Kirchhoff. Quindi mettendo insieme tutto viene fuori questo circuito equivalente che ci permette immediatamente di calcolare il valore della corrente senza passare dagli integrali, dalle leggi di Maxwell e così via, ma semplicemente risolvendo un semplicissimo circuito. Chiaro per tutti? Benissimo. Allora, a questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per capire ancora meglio la questione legata alla potenza. Allora, facciamo questo ragionamento. Allora, posso cancellare qui? Consideriamo il nostro filo, valgono le ipotesi che abbiamo fatto più volte, quindi abbiamo una tensione V, una corrente I ben definita e questo oggetto si comporta come il bipolo resistore lineare come abbiamo definito, come abbiamo dimostrato qualche minuto fa. Vabbè, d'accordo. Allora, metto le stesse lettere che avevamo anche prima, C, D, giusto per fissare le idee. Allora, la domanda a cui vogliamo adesso rispondere, anzi, facciamo sempre, scusate, sezione S e lunghezza L, lo stesso oggetto fisico di prima, d'accordo? Allora, se vi ricordate, noi, in una delle primissime lezioni di questo corso, abbiamo definito come potenza assorbita dal dipolo la quantità V per I avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore. E io vi dissi all'epoca, questa è una definizione in questo momento e poi più avanti vi capiremo, diciamo, il senso fisico di questa cosa. Adesso siamo in condizione di cominciare a capire il senso fisico. Allora, ok,
quindi questo oggetto che abbiamo visto si comporta come bipolo nelle ipotesi fatte, V e I sono definiti in questo modo con la convenzione dell'utilizzatore. Quindi adesso voglio capire il legame che c'è fra il prodotto V per I, quella che io definì potenza assorbita in maniera, diciamo, assiomatica all'inizio del corso, e le questioni che invece abbiamo fatto adesso. Chiaro? Allora, vediamo un po'. In questo filo circola una corrente, che abbiamo chiamato I. Quindi ci sarà un riscaldamento per effetto Joule, quello che sta scritto anche là. In particolare la densità di potenza P con D sarà pari a E scalar J. Sta ancora scritto qua, vedete? Non l'ho ancora. Quanto vale la potenza dissipata per effetto Joule su tutto il filo? Quella che ho segnato davanti è la densità di potenza, potenza per unità di volume, fatta a meno 1. Per avere la potenza complessivamente dissipata per effetto Joule nel filo, devo fare l'integrale sul volume del filo. Vi trovate? Quindi la potenza P, la chiamo P dis, potenza dissipata, è pari all'integrale sul volume del filo, che chiamo V, di questa P di volume. Ossia, l'integrale sul volume di E scalar J, sostituisco l'espressione. Allora, come sono fatti E e J in questo filo? Allora, abbiamo detto, questo è un tubo di flusso, quindi la corrente è vincolata a seguire l'asse del filo. Sostanzialmente, vi ricordate tutti i segni che abbiamo visto ieri. Quindi, se chiamo T questo tensore tangente all'asse del filo, J sarà pari al suo modulo per il tensore T. Poiché E e J sono proporzionali nel filo, cioè di mezzo il fattore di eta, anche E avrà chiaramente la stessa direzione. Questo vuol dire che questo integrale si scrive così. Trovate? Bene, quanto fa T per 8 scalare T? Fa il modulo di T al quadrato, ma T è un versore che ha per definizione modulo unitario, quindi T scalar T fa 1, quindi questo diventa ancora integrale su V e G di T. Allora, come faccio a fare questo integrale di volume? Beh, posso fare questo integrale di volume in questo modo. Invece, per fare l'integrale di volume faccio l'integrale sulla linea dell'integrale di superficie, cioè come se facessi l'integrale di superficie replicato infinite volte su tutte quante le altezze, diciamo così. No, posso immaginare di scindere così l'integrale di volume. Ora, supponendo il filo sottile, posso ritenere il campo elettrico costante sulla superficie. Vi ricordate, questa nei fatti è la stessa approssimazione che abbiamo fatto anche prima, no? Quindi scriveremo E integrale su S di J di S. Da S mi sono dimenticato di N. Io faccio integrale di superficie e integrale di linea, quindi c'è anche un D chiaramente. Andiamo avanti nella catena di uguaglianze. Dunque, a questo punto ritorno a queste relazioni qua,
e scriverò integrale da C e D. Al posto di E ci posso mettere E scala T. Vi trovate? Quando faccio E vettore prodotto scalare T, viene proprio E, perché T per scalare T fa 1. Vi trovate? No? Quindi al posto di E, questo qua, cioè il componente di E, il modulo di E, ci metto E scalare T. Allora, discorso faccio su J, in cui però ho osservato che la normale alla sezione N coincide col versore T tangente, quindi invece di metterci C, T ci metto N, perché coincidono i due versori. Ricordate, questo l'abbiamo detto anche prima, il versore normale alla sezione e quello tangente all'asse coincidono, e quindi vale questo. Mi avete seguito tutti quanti? Bene, a questo punto questo integrale qui è proprio la corrente che attraversa la sezione S, per definizione, no? Ossia la corrente del filo, quello chiamato I. Questo, ricordate, un tubo di flusso, quindi la corrente è uguale a ogni sezione. Poiché la corrente è costante lungo tutti i punti del filo, posso portarlo fuori. Quindi fuori, e questa quantità altro non è che la tensione ai morsetti AB, perché il tratto AC e CDB è un tratto di conduttore perfetto che non dà contributo alla tensione, perché lì il campo elettrico è zero. Ricordate quello che abbiamo visto sul filo, insomma, è bello. E quindi questo è la tensione V per la corrente V, d'accordo? Quindi abbiamo dimostrato che il prodotto B per I è uguale alla potenza dissipata per effetto Joule nel filo. Quindi, a buon diritto, la quantità V per I, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore, si chiama potenza assorbita dal dipolo, in questo caso dal filo, perché coincide con la potenza fisicamente dissipata per effetto Joule a causa del riscaldamento. Quindi la definizione che noi demmo all'epoca di potenza assorbita è, diciamo, ragionevole, nel senso che trova un fondamento fisico che adesso cominciamo a intravedere. Poi si può anche generalizzare, se avremo tempo alla fine del corso faremo anche qualche ragionamento più generale, però già così credo che, insomma, sia abbastanza convincente. Chiaro? Domande? Tutto a posto? Bene. La formula della resistenza del filo che abbiamo ricavato stamattina è molto importante, come dicevo, in numerose applicazioni. Una prima applicazione che possiamo vedere, altrimenti io dovrei farcela così, riguarda, posso cancellare qui? La convenienza dei sistemi trifase. Allora, adesso, ripeto, avendo stabilito la formula della resistenza del filo, possiamo capire perché, possiamo quantificare di quanto, diciamo così, i sistemi trifase sono convenienti rispetto ai sistemi, diciamo, monofase. Ok? Una cosa che abbiamo lasciato un po' ambigua. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo consideriamo un sistema monofase che assorbe una potenza attiva P con M e con un fattore di potenza P con M alimentato tramite due fili, un sistema monofase, quindi c'è un filo andato e un filo di ritorno. Ciascuno di questi fili sarà rappresentato dalla sua resistenza. Quindi, diciamo
questo R con M e questo R con M, dove R con M è uguale a eta, la lunghezza del filo, diviso la sezione che chiamo S con M. Quindi ho un carico alimentato da due fili, uno andato e uno in ritorno, ciascuno che ha una resistenza, abbiamo appena dimostrato, di questo tipo qua. E diciamo B con M questa tensione qui, di tensione Morsetti del carico monofase, d'accordo? Questo è il caso monofase. Il caso trifase cosa abbiamo? Abbiamo un carico supponiamo che sia equilibrato, quindi non ci mettiamo il filo neutro, quindi diciamo sfruttiamo questa potenzialità del sistema di fase. In questo caso abbiamo tre fili, quindi abbiamo un filo rappresentato dalla sua resistenza, chiamo R con T, un altro filo rappresentato dalla sua resistenza, chiamo ancora R con T, sono uguali questi tre fili, e ancora R con T, dove R con T è uguale a resistività, suppongo che i fili siano di rame qui e di rame qui, quindi la resistività è la stessa. Lunghezza, immagino che la lunghezza sia la stessa, diciamo la distanza fra il generatore e il carico, suppongo sia la stessa nei due casi, quindi chiamo ancora L. La sezione la chiamo S con T in generale. E dico V con T la tensione concatenata con cui sto alimentando il carico di fase. D'accordo? Chiara la situazione? Beh, allora vogliamo paragonare queste due situazioni per capire se e in che termini il caso trifase è più conveniente del caso monofase. Come facciamo questo paragone? Beh, lo facciamo per prima cosa a parità di potenza richiesta dal carico. Quindi immaginiamo che i due carichi, trifase e monofase, richiedono la stessa potenza attiva con lo stesso fattore di potenza. Diciamo, per metterci in condizioni comparabili, chiaramente. Supponiamo che le tensioni, nel caso monofase e trifase, siano uguali, perché altrimenti non vale, noi abbiamo già capito che con alte tensioni siamo in grado di abbattere le perdite, quindi diciamo ci mettiamo a parità di tensione, e poi diciamo a parità di potenza dissipata nei fili. I fili si scaldano, no? Quindi è una potenza dissipata quella che viene fuori, cioè si manifesta come calore e poi viene smaltito diciamo, come, con l'aria, diciamo, con la ventilazione, d'accordo? Quindi è potenza che in qualche modo sprechiamo e quindi ragioniamo anche in termini di potenza dissipata. Vediamo così, Pdis nel caso delle fasi uguale a Pdis nel caso monofase. Quindi è un ragionamento a parità di tutto, se volete. Chiaro? Quindi in questo modo rendiamo effettivamente comparabili le due situazioni. Allora, imponiamo questi vincoli e vediamo fuori e vediamo che cosa ne viene fuori. Allora, imponiamo che Pt uguale Pm, la potenza attiva sia uguale nei due casi. Allora, la potenza attiva nel caso trifase è radical 3 un T, I con T, fatemi chiamare I con T, la corrente nel caso trifase, I con M, la corrente nel caso monofase, coseno di Ft. Vi ricordate, no, questa formula? La formula della potenza attiva per un sistema trifase. V con T, appunto, è il modulo del valore, è il valore efficace della tensione concatenata, I con T è il valore efficace della corrente. Nel caso monofase abbiamo che la potenza attiva è semplicemente V con M, I con M, coseno di F con M. Vabbè, è un caso monofase, quindi non c'è molto da commentare. VV, coseno F, la potenza attiva. Vabbè, uguagliamo le due potenze, è uno dei vincoli, no, che abbiamo imposto qui. Che cosa ne viene fuori? Radical 3 con T, I con T, coseno di T, uguale V con M, I con M, coseno di F con M. Adesso,
abbiamo imposto anche che i fattori di potenza e le tensioni siano uguali, e quindi qui possiamo semplificare le tensioni e i fattori di potenza, che sono uguali per il vincolo che abbiamo messo all'inizio, e quindi ne segue che la corrente nel caso trifase è uguale alla corrente nel caso monofase diviso radical 3. D'accordo? Quindi la corrente nel caso di fase è più piccola della corrente nel caso monofase di un fattore radical 3. Bene, queste le abbiamo tutte sfruttate con uguaglianza. Dobbiamo adesso imporre quest'ultimo vincolo che è rimasto inutilizzato. Quindi adesso scriverò potenza dissipata nel caso trifase uguale potenza dissipata nel caso monofase. Allora, potenza dissipata. Allora abbiamo queste tre resistenze. Attraversate ciascuna una corrente di modulo pari ai con t. Ricordate, questo è un carico equilibrato, quindi sono semplicemente sfasate le correnti di i con t di 120 gradi, scusate. Quindi qua abbiamo 3 volte r con t i con t modulo al quadrato. Questa è la potenza dissipata nel caso trifase sulle tre resistenze che rappresentano i fili di collegamento. Quindi la potenza dissipata è l'effetto giallo, questa uguale. Bene, nel caso monofase cosa abbiamo? 2 R con M per I con M modulo 4. Infatti abbiamo due resistenze pari a R con M, ciascuna attraversata dalla corrente I con M, e quindi la potenza dissipata è quella lì. L'effetto Joule sempre è uguale a quella lì. Allora, 3. Allora, sostituiamo RT, questa espressione che conosciamo, quindi 3. E L diviso S con T per I con T modulo quadro, e ho scritto questo uguale 2, al posto di R con M ci metto quella cosa lì, eta L diviso S con M, al posto di I con M ci metto I con T per radical 3, e quindi scrivo 3 I con T modulo 4. Qui no, avrei potuto scrivere anche qua, vi trovate? Chiaro come viene fuori? Ho isolato questo vincolo qua. Bene, a questo punto faccio un po' di semplificazione. Allora, I con T quadro 3 eta L viene fuori che S con T uguale a S con M mezzi. Ho invertito la relazione. Io ho semplificato quello che è uguale, rimane questa relazione qua. Quindi scopro che nel caso trifase, a parità di tutto, posso usare una sezione che è la metà del caso monofase. Questo sembrerebbe già un vantaggio, però è vero, però dobbiamo considerare il fatto che nel caso trifase abbiamo 3 fili, mentre nel caso monofase ne abbiamo 2. Quindi il vero paragone va fatto non tanto sulle sezioni quanto sui volumi di materiale, cioè la quantità di rame proprio che sto usando per fare i fili. Allora, nel caso monofase, il volume vol monofase a che cosa uguale? Allora, io ho due fili di lunghezza L e sezione S con M. Quindi ho 2 L e S con M. Io sto assumendo che il filo è un cilindro di sezione S con M e lunghezza L. Quindi il suo volume è L per S con M. Ne sono due, quindi 2 L e S con M. E il volume è monofase. Il volume nel caso trifase a che cosa uguale? A 3 volte, perché sono 3 fili, L, perché la lunghezza è la stessa, per S con T. Trovate? Ma S con T è pari a S con M mezzi, quindi abbiamo 3 L, S con M mezzi.
ovvero 2 L S con M per 3 quarti, moltiplicato diviso per 2, in modo tale, vedete, da far comparire esattamente il volume del gas monofase. Ecco che quindi, nel caso trifase, posso usare i 3 quarti del volume di conduttore che nel caso monofase. Detto diversamente, usando un sistema trifase senza neutro, nel caso equilibrato, riesco a risparmiare il 25% del materiale per fare i fili di collegamento. Quindi effettivamente c'è un vantaggio a usare i sistemi di fase che abbiamo qui quantificato. Ultimi 5 minuti vi posso dire quest'altra cosa, perché tanto non approfondiamo. Altra applicazione della formula della resistenza del filo, oltre a questa che vi ho appena mostrato, altra applicazione importante riguarda il dimensionamento dei cavi. Ve lo accenno, noi su questo non batteremo molto, ma vi faccio capire. Dimensionamento di un cavo significa sostanzialmente scelta della sua sezione per garantire certi obiettivi. Allora, ci sono molti aspetti da considerare, noi diciamo, non li trattiamo e li vedrete nei corsi di sistemi elettrici, impianti elettrici e così via. Ma il concetto, uno dei concetti fondamentali è questo, cioè immaginate di avere a casa vostra l'alimentazione fornita all'interrogatore, i borsetti del contatore, cosiddetto, e avete da alimentare un'apparecchiatura, la stoviglia, quello che sia, posta a una certa distanza L dal generatore stesso, dal contatore stesso. Allora di mezzo io ci metterò quindi un filo di collegamento per collegare il generatore al carico. Allora il filo avrà una sua resistenza che adesso conosciamo, in più avrà anche una sua induttanza che vedremo tra qualche tempo. E questo è il mio elettrodomestico, e questo è il generatore. Questo è, e questo è B. E questa è la resistenza R, e questo lo chiamo Jx. Ok? Allora, questo lo conosciamo, il valore efficace, cioè il modulo del fasore, è 220 volt a casa nostra, garantito dall'interrogatore. A meno di oscillazioni entro certi limiti. Allora, quello che io dico è, per far funzionare bene il mio elettrodomestico, ho bisogno che la tensione V a cui il mio elettrodomestico è sottoposto abbia un valore efficace entro certi limiti, 210 volt. Se vado sotto 210 volt, la lavatrice gira troppo lentamente, che ne so, quello che sia. Non funziona correttamente. La lampadina diventa troppo fiocca, va bene? Quindi io ho una caduta di tensione delta V max ammissibile, che sarà quello che sarà, 10 volt, 20 volt. Cioè a dire, il mio elettrodomestico funziona fino a che la sua tensione ha un valore efficace entro certi limiti. Quindi ho una massima caduta di tensione ammissibile. Delta V, vi ricordate, delta V è uguale a modulo, cioè valore efficace di E, meno il valore efficace di V. Quindi dire che delta V deve essere minore di delta V max significa che la tensione sul carico deve essere maggiore o uguale a un certo valore, sostanzialmente. Ok? Vi trovate? Mi state seguendo tutti quanti? Allora, io adesso ricordo che se io chiamo I la corrente che circola qui dentro, la caduta di tensione ha questa espressione. Vi ricordate, l'abbiamo dimostrato qualche lezione fa. Questo
in base al ragionamento fatto, deve essere minore o uguale della delta V max, 10 volt, quello che sia. D'accordo? Ma adesso la resistenza sappiamo che ha un'espressione che dipende dalla resistività, che io chiaramente non posso toccare perché uso i fili di rame, punto e basta, non mi metto a usare i fili di oro per fare l'impianto di casa mia. La lunghezza è quella che è, perché la distanza fra l'elettrodomestico e il contatore. La sezione è l'unica cosa su cui posso intervenire. Poiché la sezione sta a denominatore, portando tutto all'altra parte, quel che c'è da portare, invertendo, ottengo S maggiore o uguale a una certa quantità S minimo. Ripeto, inverto il verso della disuguaglianza perché S sta a denominatore. Devo stare attento a questo. Viene S, se raggruppo correttamente tutti quanti i termini, viene S uguale, maggiore o uguale a una certa quantità minima. Quindi, per garantire una caduta di tensione massima, io devo avere una sezione del filo superiore ad un certo valore minimo. Io devo fare il filo abbastanza spesso. Quindi dimensionare il cavo di collegamento fra il contatore e l'utilizzatore significa scegliere una sezione che garantisca una caduta di tensione accettabile per l'elettrodomestico in questione. Le sezioni commercialmente disponibili sono tabellate, diciamo, nei cataloghi, quindi uno può dire S-min viene, che ne so, 7 mm quadri, scelgo per esempio il filo da 10 mm quadri per garantire che la tensione sia adeguata. Oh, questo non è l'unico ragionamento che si fa, io l'ho banalizzato, diciamo, c'è molto altro dietro che studierete appunto nei corsi che si occupano di questo specificamente, ci sono anche verifiche termiche da fare, insomma c'è tutto un mondo dietro, insomma, non abbiamo il tempo e la modo di trattarlo, però già questo vi fa capire che un parametro di scelta critico è quello della sezione del filo di collegamento utilizzato, cosa che può essere fatta tra gli altri parametri di scelta per garantire che la caduta di tensione sia accettabile.